Prego, Antonio, vuoi? Quest'anno hai fatto più lo spettatore che il giocatore, insomma, prima Udine, adesso a Bari, sei fermato a Bari, Chievo. prima Verona, scusa, a Chievo, non stavo pensando a Udine. In che senso, scusi? Partita Dico, è un'annata un po' così, non riesci a giocare. male, partita molto male a Chievo che mi sono quasi rotto il tendine d'Achille e ho saltato la preparazione. Per me è una delle cose più importanti. Però prima di che mi fate le domande, ci tengo a precisare una cosa molto importante. Perché oggi sono venuto in sala stampa, per me. No, 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 io però prima vorrei precisare una cosa mia personale. Che ho riscontrato in queste 3 settimane che sono stato infortunato. Che a me piace molto parlare sui social, rispondere ai tifosi e dare spiegazioni di tante cose. Capisco il loro rammarico e il loro soffrire in questo momento perché amano la maglia e sono solo per la maglia. E veramente ci tengo col cuore, giuro sui miei figli che raramente io ho fatto una cosa di questo genere. Se lo faccio è perché rispetto veramente i tifosi e questa città e ci tengo molto. Qualcuno ha dubitato del mio infortunio. Io vorrei essere giudicato come uomo, come calciatore. Come calciatore accetto qualsiasi critica, accetto qualsiasi cosa. Però che non venga messo in discussione l'uomo. Perché credetemi, sono venuto qua con un entusiasmo che pochi hanno visto nella mia vita. E lo tengo ancora. A tal punto che mi sento spesso con il presidente e con il direttore, e ho dato la mia disponibilità anche per l'anno prossimo, se è possibile, ma veramente ci tengo. Ci sto male perché in questo momento dove la squadra ha bisogno di gente come me, come Ciccio, purtroppo siamo venuti a mancare. E giuro che chi mi conosce bene non lascio mai la barca io, affondo, come è successo ad Arezzo. Ad Arezzo sono affondato con l'Arezzo io. A gennaio potevo andare via a Genova, all'Udinese. Ho deciso di rimanere perché non lascio mai le cose a metà. Quindi questo ci tengo a precisarlo veramente con il cuore. Che venga messo in discussione il giocatore lo accetto veramente volentieri. Sono un professionista, accetto le critiche vostre e di tutti. Per me non ci sono mai problemi, non avrete mai un problema con me su questa cosa qua. Però che non venga messo più in discussione l'uomo, perché veramente mi dispiace di cuore. E giuro sui miei figli che sono stato male perché reputo questa città e so quello che ha sofferto questa città, so quello che ha passato e veramente cioè loro adesso stanno con il culo con le pacche nell'acqua, si dice a Napoli, e c'è gente che magari gioca in Serie A adesso. Quindi posso capire, veramente posso capirli che dubitano, però con me no. Se io veramente un giorno farei una cosa del genere, facessi una cosa del genere, è l'ora che devo smettere di giocare a calcio. Ci ho tenuto veramente, lo volevo fare prima di questa cosa qua, non l'ho potuta fare perché ci volevo essere di persona, insieme a Fabio abbiamo deciso così. E credetemi, ma ci sto male, mi viene la pelle d'oca a pensare che io possa fare una cosa del genere. L'ho fatto a cuore aperto perché veramente mi dispiace molto. Io rispondo a tutti sui social, se posso e quando posso, perché magari a volte i messaggi sono tanti, e do spiegazione dei momenti e dei non momenti belli e brutti, però veramente ci sono rimasto molto male perché giuro, e solo chi mi conosce sa quando vado in, come si dice, divento molto triste quando mi succedono queste cose perché nella mia vita ne ho subite tante e vorrei fare un'annata come Dio comanda. Purtroppo ogni volta, però, specialmente quest'anno, mi è venuto un po' a mancare per motivi miei, per motivi fisici. Non ho potuto e ne sto pagando le conseguenze perché saltando il ritiro, riprendendo con la squadra dopo 5 mesi di fermo totale, è stata un po' dura. Però ripeto, mi metto sempre in discussione. La mia scelta di venire qua è stata principalmente per quanto mi hanno voluto la gente e la società. E ripeto, sono veramente orgoglioso e felice di indossare questa maglia. L'importanza tua si spiega da un fatto che penso loro potessero fare una più quinta. Non lo so, io credo che non lo posso dire. Io sono, sì, posso dire che comunque la squadra ha pagato con la perdita di Ciccio più che altro che con la mia, con la qualità di Ciccio credo che sia molto molto importante per
per la rifinitura di una squadra, per come rifinisce lui, senza offesa agli altri, ce ne sono pochi, ancora oggi in Serie A, quindi pensa in Serie B. Hanno perso credo due giocatori che siamo venuti qua per cercare di dare una mano alla squadra, siamo venuti a mancare noi, sicuramente hanno fatto un po' più fatica, ma questo non è una scusante. Mancano i tuoi gol, il Bari non segna da 7 ore e mezzo, Mancano i miei gol, manca. quando torni. Io sto lavorando il doppio, purtroppo l'infortunio che ho avuto, ho provato ad affrettare i tempi e ho avuto una ricaduta perché io volevo rientrare contro il Pisa, ma il polpaccio penso che da quanti anni fate questo mestiere sapete cosa vuol dire, il polpaccio è il peggior infortunio che ti possa capitare. Io spero di rientrare la prossima e di dare il mio contributo per il La prossima finale. in casa, dici? Sì. La prossima in No, la casa. prossima in La casa. prossima in casa. No, Antonio, giusto per completare la tua presentazione, ti ho voluto lanciare un messaggio preciso anche con la foto su Instagram. Questa mattina mi hanno messo praticamente l'immagine del tuo corpo No, mi è fuori. mancata la mia stanza d'albergo, sinceramente. No, a parte scherzi. No, no, non ho voluto lasciare nessuno. Non ho voluto Guarda, lanciare. volevo dire, guardate No, che no, no, ma io praticamente. non lancio nessun messaggio. Io rispetto veramente i tifosi. È tal punto che gli rispondo pure quando mi scrivono. Quando mi scrivono e mi fanno delle domande, io so che loro vogliono delle spiegazioni. E io sono sempre. Do massima disponibilità quando posso. Mi dà fastidio quando mi mettono in dubbio come uomo, li blocco. Perché l'uomo per me non deve essere messo in discussione mai. Perché ho quattro figli, ho fatto sacrifici per arrivare a questo punto e nessuno lo deve mettere in discussione. Calciatore, potete dirmi quello che volete, che sono scarso, che non so stoppare la palla, che non riesco a fare un gol. Giuro che l'accetto veramente volentieri. Autocritica la faccio stesso io, quindi penso che non è un problema. Però mi è dispiaciuto un po' che è stato messo in discussione l'uomo. E credetemi, nessuno può immaginare quando mi infortunio come ci sto male. Perché per me è una mazzata, perché ne ho subiti tanti di infortuni, quindi. Mi dispiace, questo è il succo perché oggi ho voluto fare l'intervista e ci tenevo. Poi, ripeto, capisco che il Bari ha sofferto tanto e ne sta pagando le conseguenze, veramente li capisco, perché ha pagato, avete pagato, avete pagato per colpa di non vostra e di qualcun altro. Però, ripeto, io adesso non c'entro niente con quella persona lì. Antonio, ti chiedo scusa, come mai hai deciso tu di andarti a curare fuori o te l'ha imposto la tua società? No, no, io ho deciso. Ho Dove deciso sei io. stato, si può dire Sono stato a Udine. Dal mio fisioterapista. Personale, Sì, nessuno sì. ti conosceva il Sì, Bari. sono 10 anni che vado da lui. Quanto 2 tempo sei stato? settimane. 2 settimane. Stai meglio, insomma. Dalla Carpi. Tra l'altro tutte le Solo situazioni giochi sue latini, vanno però, condivise con l'Udinese. aspetta, tutte le mie situazioni le abbiamo discusse con il direttore e con il dottore qua. Sempre. Sì, in comune accordo, mai, anzi, ho massimo rispetto nel lavoro degli altri, quindi, però sono Comune 10 anni. Sì, accordo con il Bar, insomma. sono 10 anni che vado da lui e. Si può dire come si chiama? No, no. È un uomo, una donna di Stato, voglio dire. No, una donna no, già ho quattro figli, va bene quello che ho. A prescindere, no, sarebbe una pubblicità per lui, ma comunque va No, bene. no, no, ma no, non ne vuole, quindi Va bene, non. troppo incrocia. Senti, ti sembra che tu adesso hai scoperto la B quest'anno, non la vedevi dall'Arezzo, mi pare, da una Sì. vita, insomma, no? Non ti sembra che in Serie B vinca l'organizzazione di gioco piuttosto che l'individualità? Cioè la spalla, Cittadella, Beh, così. credo che la spalla ha delle buone individualità. No, Però voglio dire, credo che la qualità dell'organizzazione di gioco sia un po' io superiore credo che rispetto. negli ultimi anni vanno avanti quelli che hanno un progetto importante. Credo che il Bari questo l'ha programmato quando il presidente ha preso la squadra quest'anno. Ripeto, ne parlo spesso con il direttore, è successo tutto così in fretta. Il direttore è arrivato dopo, il presidente ha preso la squadra durante. Quindi sono tutte situazioni che bisogna. Non lo voglio dire per prendere le parti della società perché mi sembra scontato, però credo che il presidente ha tanta voglia qua e questo mi ha Io avevo fatto. fatto un'altra domanda, scusa Antonio, No, però io arrivo. c'entra No, poco. no, Se ci tu arrivo a vinci, quello che dici tu. come si vince in Serie B? Con Secondo me, quello che l'organizzazione. si vede Con con l'organizzazione l'organizzazione, a di volte gioco. vedi
Che succede? Spalli viene dalla Serie C e si trova in Serie A. Foggia, Foggia, Cittadella, voglio Frosinone dire. uguale, Cittadella uguale. Quindi questo fa capire che in Serie B la qualità conta poco. È meglio avercela, però se c'è una grande organizzazione è ancora più facile. Perché Frosinone sono 4-5 anni che ha un progetto importante. Sì, è ritornato in B, però adesso sta lottando qualcosa di importante. Sai perché ti ho fatto Però il questa Pisa è domanda? retrocesso. Conta di più l'organizzazione. No, perché qui oggettivamente si sta piangendo molto l'assenza di Floro Flores e Brienza, che sono due top per la Serie B. Però oggettivamente sono 6 partite che il Bari non tira in porta. Non si può addebitare tutto al fatto che manchino Brienza Sono e Floro d'accordo Flores. con Però ci lei, mettiamo a ridere per 10 giorni e non sono mettiamo d'accordo con Brienza. lei perché, ripeto, No, gli anche con me, infortuni anche ci con sono me. e bisogna prenderne atto, però, ripeto, è normale. Ma io credo che in questo momento, come dire, tutte le domande sono scontate, no? Banali, però, ripeto, bisogna dare tempo a questa società di fare qualcosa di bello, perché credo che hanno voglia, hanno la voglia e credo che... E stanno facendo e stanno creando, stanno cercando di creare un'organizzazione importante. Antonio, per la verità la crisi era già cominciata un po' quando c'eravate anche voi, perché con l'Entella abbiamo perso, a Trapani abbiamo perso, perso anche male alcune partite, a Vercelli c'era Brienza, tu ancora no, però insomma qualcosa non funzionava già da prima. Io volevo chiederti, tu sei arrivato qui con un chiaro obiettivo in testa, perché tu volevi prendertela la Serie A con il Bari e sei diventato Perché subito. prendertela volevi? Perché nessuno più ci crede. No, nel senso, perché adesso non hai giocato questo periodo, quindi, però sei arrivato qua anche con il piglio, insomma, di volerti prendere le Ma a me è responsabilità. cambiato poco, eh. A me quell'emozione e quella voglia non è mai svanita in me. Il mio sogno di vedere 50.000, 60.000 come è successo con Amara rimane uguale. Sono venuto qua per quello. E andrò via con quello. Quindi, No, volevo purtroppo. chiederti, tu che l'hai vissuta anche la squadra dentro, che cosa, siccome avete sempre parlato di un gruppo molto importante, cosa può essere Sai, successo in questo periodo? la mia spiegazione che mi sono dato è che purtroppo sono venuto qua che stiamo sempre di rincorsa. Siamo stati sempre di rincorsa e a differenza di Verona, Frosinone, Benevento, che erano lì sopra, hanno avuto il loro periodo, poi si sono ripresi e stanno ancora nei playoff. Noi quando abbiamo avuto il nostro periodo purtroppo siamo usciti fuori e non avevamo il tempo che hanno avuto loro di essere 7-8 punti avanti, eppure se si sono permessi di perdere 3-4 partite. E stanno ancora lì. Purtroppo noi poi dopo è subentrato il fatto morale. Comunque questa è una città, è un ambiente che ci vuole personalità per giocare. Se non ce l'hai non è che si compra al mercato. Quella quindi è venuta un po' a mancare. E bisogna fare autocritica su di noi di quella cosa lì. Perché comunque Bari è una piazza importante, non merita la B. E bisogna sopportare quando le cose non vanno bene. E bisogna avere i cosiddetti. I cosiddetti. Michele? Se Antonio sostituisce Maniero, che è un po' a secco da qualche partita, diciamo, che consigli gli puoi dare per, diciamo, fargli ritrovare pesantezza e convinzione? Perché sembra un po' abbia smarrito certezze. Non ti so rispondere, sinceramente, io consigli non ne posso dare, non sono in grado di dare consigli a una persona, posso solo trascinarlo, più di quello non posso fare, perché consigli credo che il ragazzo stia soffrendo la situazione, sicuramente avrà voglia di... e spero che lo faccia quanto prima, perché dall'esultanza probabilmente vedrete che è un ragazzo che ha voglia di fare gol, di mettersi in mostra, certo, è in difficoltà come tutta la squadra, non solo lui, non è che solo Maniera è in difficoltà, anzi... Nelle ultime partite che ho visto, comunque è uno che si dà da fare. Purtroppo è per un attaccante il gol è la miglior medicina che ci possa essere. E quando non arriva, pure se vai a correre avanti e indietro, magari per qualcuno non fa niente, perché giustamente è il gol che manca. Fondamentalmente è quello. La cosa, il succo è quello. Che manca è se manca quello, manca tutto. Senti Antonio, io ho capito una cosa da questa conferenza, al di là del chiarimento che hai voluto fare, che ti stava a cuore No, a me mi molto. stava a cuore, ripeto, lo ribadisco, perché ci tengo a questa gente, a questa piazza. È veramente, io, se mi fanno delle domande, io rispondo, gli risponderò con tutto il cuore, perché qualcuno lo può dire che gli rispondo, e lo faccio con piacere.
perché so che la gente qua ama il calcio e vive per il calcio, perché sono napoletano, so cosa vuol dire vivere per il calcio. Mi pare che la cosa che emerga, appunto, al di là del chiarimento, è che tu ti stia proponendo come un punto di ripartenza. Cioè tu hai detto oggi che sei così legato, sei così rimasto legato all'idea di partenza per la chiarezza di gennaio, che hai detto al presidente e al direttore che tu vuoi ricominciare dal Bari anche in Serie B. Cioè ti stai proponendo come punto di ripartenza, magari anche noi usiamo troppo spesso questa parola leader, che è una parola brutta, consumata, nessuno è più leader, quasi sono tutti leader. Vabbè. Per andare in Serie A ci vogliono 27 leader, no? E appunto, insomma, allora voglio dire, ma come punto di ripartenza sì, cioè Foro Flores, a prescindere da come va il campionato, vuole ripartire da sì. E questo. Mi assumo le mie responsabilità, sì. Pensa che ha 34 anni anche ora, no? Io ne parlerò, ma io a parte scherzi di questa cosa qua do la mia piena disponibilità, ma so che non è facile perché comunque il mio contratto è legato al Chievo, sarò un giocatore del Chievo da giugno, però ripeto, io do la mia massima disponibilità. Antonio, prima quando hai risposto al collega, diciamo, hai mostrato un certo piglio nel dire perché non ci crede più nessuno nella Serie A quest'anno. Ma non è che c'è. Non è facile. Com'è? Tu dici non è facile. No, facile sicuramente non è, anche se la matematica noi la rispettiamo, quindi la gestiamo. Ma visto che noi le partite le abbiamo viste, abbiamo viste come le viste tu, ma non è che c'è nello spogliatoio che manca quel crederci davvero? Sicuramente, cioè, senza risultati. Sicuramente se le prestazioni dicono così, non bisogna nascondersi dietro a un dito e dire no, cazzo, ci crediamo tutti, siamo tutti. Bisogna fare mea culpa. Se facciamo mea culpa abbiamo ancora qualche possibilità di arrivarci. Se noi pensiamo, e ognuno di noi pensa, che non vediamo l'ora che finisca l'annata, penso che noi altre tre partite facciamo 0 punti. Se invece ognuno di noi vuole arrivare al 9 giugno, il 7 giugno quando ci saranno le finali e hanno quella voglia lì, abbiamo quella voglia lì, credo che si può arrivare in fondo. Se poi pensiamo che siamo già in vacanza, allora non si arriva da nessuna parte. Ripeto, come ho detto prima, bisogna assumersi le proprie responsabilità. Stai parlando a tutti stasera. Certo. Sei venuto a parlare non solo a noi, non solo agli utenti di Instagram, io, ma anche forse a qualche tuo. Io veramente mi manca a me sta cosa di oggi, di stare con i miei compagni, perché ho tanta voglia, ripeto, e mi fa star male il fatto di stare a casa e guardare le partite dalla TV, perché è il mio lavoro, lo amo e sono un sognatore, quindi perché non trasmettere questo ai miei compagni se posso. So che comunque abbiamo una partita importante per i tifosi, so che è una partita molto sentita, abbiamo l'occasione di riscattarci domenica e credo che è molto importante, perché credimi, mi scrivono questi tifosi in questo momento, che comunque di dire ai miei compagni che la partita è sentitissima, può essere un riscatto magari di questa annata un po' particolare, ripeto, e magari vinci questa, la gente si ricrede, hai un po' di morale, poi dopo puoi dare tanto, però dipende da noi adesso, non più da tifosi e non più da nessuno, solo da noi. Domenico? La mia domanda era più o meno simile a quella del collega, infatti ti volevo chiedere che messaggio ti senti di dare ai tifosi in vista di queste tre partite, perché comunque lo stadio in quest'ultimo mese si è svuotato parecchio. Beh ragazzi, ma parliamoci chiaro, ma se non arrivano i risultati che pensi? Che la gente viene allo stadio a applaudirti? Ma perché bisogna prendersi in giro? Ma la verità è un'altra, che se non si vince la gente non viene, ma no perché non vuole, perché alla gente viene anche vedendo che comunque ci mettiamo l'anima. E allora noi quello dovremmo metterci, poi perdiamo, si può perdere, il calcio è fatto così, non vai ai playoff, non vai, però se ci metti l'anima almeno la gente lo capisce. E quindi noi è quello che dobbiamo fare, mettere animo. E la gente credo che non ha fatto mai mancare il suo supporto. È normale, ripeto, c'è poco da fare. Io credo che comunque pure ad Avellino saranno in tanti. Questa è una dimostrazione che la gente, i tifosi veri non ti abbandonano mai. L'ultima. La vermenza e il carattere non si possono cercare in chi non li ha.
Allora ti chiedo innanzitutto se secondo te questa è una situazione che può appartenere al gruppo del Bari e alla fine, tornando anche alla questione tecnica, col Pisa che è una squadra ultima in classifica, delle volte l'impressione è che il Bari desse vita a giocate estemporanee. È così oppure non c'è cosa di... Ma va, ti dico una cosa che non, penso che non so, è molto facile. Quando si gioca così si corre più di quando non è, di quando hai la palla, perché probabilmente corri più senza palla che con la palla. Quindi è un momento difficile dove la squadra fa 20 minuti bene, prende un tiro in porta e si scoraggia, perché mentalmente comunque, come dire, è sotto un treno moralmente. Però ripeto, come sei sotto un treno, basta poco per salire sul treno e continuare comunque il cammino che ci siamo prefissati. È sottilissima la linea, adesso tocca a noi. Ripeto, il fallimento dipende da noi, o il fallimento o la gloria, non dipende più da nessuno. Abbiamo noi le nostre responsabilità e bisogna assumercele. Questo è un pensiero vostro. Perché non dipende più solo dal Bari, non parto matematico ormai. Tu dici, ma siamo a 3 punti, 3 punti non sono 40 punti. No, no, è molto semplice, guarda. Se il Frosinone fa 9 punti, tu puoi farne anche 18, tu sei finito. Beh, se fai 9 punti Frosinone, chapeau, è tanto, no, di cappello. No, non dipende più da te, dipende anche dalle disgrazie. Troppo, se dipendesse solo da me, darei pure il mio stipendio, per un anno del mio stipendio per andare in Serie A col Bari, quindi... Grazie. No, grazie. Purtroppo non dipende solo da me, dipende da me. Lo so, magari dipende solo da te. Attacca questa figlia.